Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans in un episodio specialissimo. Cos'ha di speciale questo big episodio? Siamo tornati nel mio villaggio principale, però non siamo in un episodio farming. Avete capito bene? Sicuramente sarete reduci dai video fatti dagli altri youtuber partecipanti. Quest'oggi siamo nel primo episodio del torneo tra youtuber. Qualcosa di veramente incredibile. Ringrazio gli organizzatori principalmente perché hanno gestito il tutto e voglio anche ringraziare tutti quanti gli youtuber partecipanti. Siamo esattamente in 7 e rappresentiamo esattamente 6 clan. Tra poco vi spiegherò tutto il funzionamento, come funzionerà questo torneo, eccetera. Comunque trovate i link ai loro canali in descrizione. Mi raccomando, passateci perché ci saranno anche gli altri scontri. Non li porterò tutti io. Mi raccomando ragazzi, se volete altre iniziative del genere, non vi dimenticate di supportare questi video con tantissimi pollici in su. 10.000 like per questo episodio, grazie a tutti per il supporto. Vi riassumo in breve la situazione, anche se saprete già tutto. I clan partecipanti, il mio, ovvero River Plate, diciamo rappresentato da me, anche se non partecipo attivamente alla guerra, poi dopo vi parlerò pure di questo. Abbiamo il clan Legends Never Die di Deka, abbiamo i Paguri rappresentati da Zenak, abbiamo il clan di Piaz rappresentato da Piaz, Team Yagidale rappresentato da, indovinate un po' da chi, da Franci, non è vero, da Yagidale, un saluto a Yagi, ed infine il clan Me di YouTube rappresentato da Tolafra e da Luke. Questi sono i clan partecipanti. Prima di passare alla fase tecnica, il funzionamento del torneo, voglio fare alcune premesse. Guardando i video degli altri partecipanti usciti in questi giorni, ho notato delle critiche alquanto insensate e vorrei dire la mia. Questo torneo nasce come un torneo tra clan amici, tra youtuber amici che portano su YouTube più o meno gli stessi contenuti. Non siamo qui per rappresentare niente, non vogliamo decretare il vincitore, ovvero il clan war più forte in Italia, assolutamente no. Siamo qui semplicemente per divertirci, siamo qui per farvi divertire, la cosa più importante. Però voglio dirvi una cosa, che questo torneo è stato scoperto pure dalla Supercell e ci supporterà. Nei prossimi video vi aggiornerò quando sarà tutto ufficiale, ma ci saranno delle ricompense pure per voi iscritti. Rimanete sintonizzati. Vi spiego al volo come è stato strutturato il torneo perché è già iniziato. Siamo 6 clan, ci siamo divisi in 2 grupponi, quindi 2 gironi da 3. I vincitori dei gironi si scontreranno in un incontro finale e decreteranno il vincitore. Nel mio girone ci sono il clan dei Paguri e il clan Legends. In questo video vi faccio vedere il replay della guerra contro i Paguri. Nel secondo girone abbiamo il clan di Piaz, Yagidale e Made in YouTube. 2 gironi molto interessanti, io direi di andare subito a vedere la war, perché sì, vi ho già impallinato troppo con troppe parole. Ragazzi, la guerra è finita, perché sì, ci siamo perfettati a vicenda, 30-30, 100%, vi faccio vedere i dettagli, 100% a 100%. I Paguri sono molto molto forti, complimenti a Zenak e a Ciccio Gamer. In questo video vi mostrerò alcuni degli attacchi più interessanti, però voglio anche spiegarvi la mia situazione, il motivo per cui non partecipo. A causa del poco tempo a disposizione del gesso, che mi ostacola non poco, ho deciso di saltare questa edizione. Sono, diciamo, esterno, faccio il ruolo passivo. Cercherò di portarvi solamente dei war recap oppure anche degli attacchi in live se riesco. Ringrazio Ale che per questa edizione mi ha sostituito. Grazie Ale, ti voglio tanto bene. Ovviamente non vi farò vedere gli attacchi subiti, ma gli attacchi effettuati. Quelli subiti probabilmente li vedrete nel canale di Zenak. Andiamo a vedere ovviamente il primo attacco di Ale 99 fatto su Simone 99, ma assolutamente. Siamo partiti, ecco qua una base di H9.5 anti 3 stelle, interessante. Il nostro Ale attacca con Full Ox Archer Queen Walk. Tanta roba, velocizziamo per 2 così magari ne vediamo di più. Vai Queen, spacca tutto, si fa tutta la zona in basso dove c'è la regina e esce ora il castello, metterà una bella pozione del veleno e via. Furia tattica che distrugge tutto, gli scheletrini top del top, va giù anche la strega tra pochissimo. Ok, è andata giù. Deve andare giù però pure la Queen in alta a destra di livello 40. Sono top Queen queste. Si parte con i domatori, tantissimi, 28 più quelli del castello se non erro. Ha ben 3 pozioni alla cura che supporteranno i domatori per tutto il villaggio. Ne mette altri. Sì, c'erano anche all'interno del castello. Un'altra pozione alla cura centrale. Escono gli scheletrini, ma non è sicuramente un problema. Il King nel lato in alto a destra. Doppia, no, una sola bomba gigante qui. Qui una doppia bomba. Ultima cura e via. Tristellamento rapido e indolore. Grandissimo Ale. Ale è veramente bravissimo a tristellare villaggi. Anche di H10 se la cava molto molto bene, con delle strategie molto interessanti. Magari nelle future guerre ce le farà vedere. Ok, distruggiamo ora il municipio e ci portiamo a casa questo 100%. 8 secondi, 7 secondi, manca pochissimo per 4. E questo ragazzi era il primo attacco. Complimenti Ale, ce ne guardiamo subito un altro
Quale guardia? Quello sul 2 se non erro. Sì, perché il numero 2 è un villaggio molto particolare, ovvero un TH9.11. Cioè, io vi faccio vedere solamente le truppe di questo villaggio, tutte quante maxate, eroi maxati livello 45 e gran sorvegliante livello 20. Delirio più totale, andiamo a vedere l'attacco fatto da Marco Bon 97, vediamo cosa ha creato su questa base, che in realtà è un TH9. Neanche maxato perché addirittura gli Archix a livello 2. Una torre degli arcieri a livello 10 se non erro. Vediamo cosa ha combinato. Stana al castello e parte con un Archer Queen Walk in alto proprio centrale. Molto bene, due bocciatori che puliscono il lato di sinistra. Tranquillamente la regina va a distruggere il mastino, mentre in basso mette 4 bocciatori con 2 curatori. Tecnica interessante, si pulisce tutti i lati, poi partirà con gli ultimi bocciatori, probabilmente il King. Il mastino ha un disastro di vita, la regina farà fuori tutti i lavapaps tatticamente, ci sta, velocizziamo se no non finisce più. Ultimi 2 curatori, va con gli spaccamuro, distruggerà sicuramente il municipio, tutti i bocciatori e va il King. Devasto questa strategia, una bella pozione della furia, una salta al centro, una cura ovviamente per supportare dato che non ci sono le torri infernali, proprio si va di lusso. Un'altra pozione della furia e è al centro del villaggio, ha praticamente arato tutto, tantissima roba, ancora un bel po' di bocciatori in vita, alcuni sono saltati e non è un'ottima cosa, in basso ci sono gli eroi praticamente a piena vita, la regina con ancora l'abilità, non ci saranno sicuramente problemi, alcuni sgherri per velocizzare il clean up, qui un arcieretto sulla sinistra, non ci sono edifici esterni, un'altra pozione della furia rimanente, il king è stato avanti, rimane solamente una difesa aerea che fa fuori tutti i curatori e il cannone, velocizziamo la parte finale, un'altra altro 100%. Complimenti Marco, peccato che la guerra sia finita in pareggio. Non è giusto, in questo caso come funziona? Ovviamente un punto ad entrambi i clan. Sarà determinante la guerra contro il clan di Tega, 10.000 like ragazzuoli e vi porterò un video pure lì. Dato che i primi attacchi sono fatti tutti da TH9.5, ci guardiamo questa volta un attacco fatto da un player con truppe da TH9, ovvero Ndina su X-Martin. Lo vediamo al volo, non l'ho visto, sarà una sorpresa. TH9 anti 3 stelle. Vediamo di cosa si tratta. Attacco con full Valkyrie di livello 5. Utilizza 4 terremoto lì per spaccare tutto quel gruppo di mura. Parte con 2 golem e maghetti dietro. Spacca muro per entrare. Velocizziamo sempre in per 2, altrimenti ci stiamo una vita. Ok, King di livello 22, regina di livello 22. Proprio sincro perfetta. Esce il castello. Non ha pozioni del veleno, potrebbe aggravare l'attacco, ma va giù abbastanza velocemente perché è un castello fatto contro da utilizzare contro l'Archer Queen Walk. Sarebbe stato il top avere un golem contro le Valchirie, ma non c'era. Ok, le Valk sono in basso, stanno spaccando tutte. Le Valk a TH9 sono onnipotenti. Spaccano tutto, la regina si fa tutto il lato in alto a sinistra, tranquillissima. Va a distruggere la capanna, mentre in basso le Valchirie sono uscite. I golem sono andati giù, occhio perché la situazione è abbastanza tragica, però le Valk rimangono ancora in vita, ha una pozione della furia e veramente con la pozione della furia si crea il disagio più totale, guardate quanto sono veloci, puliscono tutto, razziano tutto, hanno spaccato le ultime difese, quindi un altro 100%, tantissima roba, va a distruggere l'ultima capannetta e un altro 100%, vorrei farvi vedere pure un attacco da TH8, dovrebbe essere l'ultimo? Sì, 10 su 10, vediamo il replay. Olè ragazzi, base interessantissima, anti 3 stelle, attaccata con Gogs. Sta nel castello, esce la strega, sempre un castello anti Archer Queen Walk, mette il golem in basso a sinistra, anzi in basso centrale, e via di maghetti. Pozione del veleno su tutti gli scheletrini sono un'infinità, cerca di pulire tutto il lato esterno, non ha nemmeno il King a livello 10, sarà interessante. Ci sono molti edifici esterni che stanno andando giù, c'è ancora la streghetta in vita che viene fatta fuori adesso e via, si parte con i domatori, sarà un attacco molto interessante, guardate ragazzuoli, domatori in basso a sinistra, nel lato di destra, prima pozione della cura messa, ok, mentre qua ragazzi c'era la bomba rimpicciolente che ha fatto diventare il maghetto piccolissimo, nel frattempo mi sto perdendo l'attacco. Una quadrupla bomba perché c'era anche la torre bombardiera, ha distrutto buona parte dei domatori, ma con i domatori rimasti andrà a fare il 100%, complimenti a Clash DJ, anzi Class DJ. Ci stava un attacco del genere, spero che questi attacchi vi siano piaciuti, spero che questa idea, cioè questa iniziativa vi piaccia e fatemelo sapere con tanti pollicioni all'insù. Votate in alto a destra il vostro clan preferito, quello che vi chiede di supportare il mio clan con un commentino qui sotto, ovvero Forza River Plate. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente domani Clash Royale, torneremo insieme a Franci. Mi raccomando, like e commento, un saluto da Grax, al prossimo video, ciao ragazzi!